intanto faccia un commento suo sulla partita, poi le domande. I commenti, i giudizi sono sempre condizionati dal risultato. Io penso che se l'arbitro avesse fischiato quel rigore clamoroso che ho visto adesso negli spogliatoi su Rossetti, anche i giudizi sarebbero stati diversi e domani avremmo avuto 2 punti in più in classifica, probabilmente 4 con quelli della Vibonese clamorosi della settimana scorsa. Ho detto pochi minuti fa che forse bisogna segnalare a qualcuno che questa è una società diversa, che Reggio Calabria ha già pagato Dazio per quello che è successo in passata, che ci troviamo in Serie D, quindi adesso forse sarebbe il caso che scindessero le cose e cominciassero a trattarci come tutte le altre squadre, cioè giocare una volta a settimana, fischiati il rigore quando c'è, e roba del genere, perché veramente mortificare una prestazione di grande impegno, di grande sacrificio. Rossetti ha giocato stirato, veramente stanno sputando l'anima, e poi ci devi dare rigore, perché se il guardalinee sbandiera e vede che la palla è entrata a 30 metri, deve anche segnalare all'arbitro che dia il rigore, perché non puoi non vederlo. Guardalinee, l'arbitro, se dia 6-7 metri, fischi arbitro, punizione contro, è facile, è mancanza. Vorremmo arbitri all'altezza, perché dimostrare quando affronti la regina, la cosa più semplice è avere un atteggiamento, far vedere che non hai paura di niente, e quindi fischi contro. È quello un po' che mi sembra che sta succedendo. 5 ammoniti oggi, non abbiamo tirato un calcio, 5 ammoniti, ma io la conduzione proprio contesto proprio non solo gli episodi, anche la conduzione che è sempre estremamente complicata. Adesso siamo stanchi perché già ci hanno fatto giocare 40 partite in un mese. Adesso lasciateci giocare. Adesso ci hanno tolto 3 punti, non so, ci tolgono altro punto o qualche altra cosa con Gioiese e San Luca, non so dove dobbiamo arrivare. E in questo senso penso che questa squadra e questa città meriti di rispetto. Reggio Calabria ha pagato tantissimo, sarebbe ancora anche ora di smetterla. Grazie.